frattempo saluto Carlo Rossella che è appena arrivato da Los Angeles, anche lui con jet lag. La mia domanda è per Valentino, vorrei sapere se si considera un grande artista in pensione, come passa il tempo libero, se ha degli hobby, se frequenta solo star o se frequenta anche persone normali, come passa la giornata? No, il mio tempo libero ce n'ho, da quando ho smesso fino ad oggi ne ho avuto pochissimo, però no, vorrei tanto occuparmi di cose che mi interessano, tipo disegnare questi vestiti dei quali ho parlato prima, ma anche occuparmi un po' di frequentare di più i miei amici, di vedere più spettacoli, di andare a teatro, di vedere più musei in giro e di viaggiare soprattutto in posti, ce ne sono 4 o 5 dove non, la vita non mi ha mai portato, che vorrei visitare. Questo sarebbe un programma che vorrei decidere per il futuro. Condivide? Sì, sì, assolutamente. Per me o per lui? No, per me certamente, no, altri interessi. E in fondo l'opinione pubblica pensa che la moda sia i ragazzini che giocano con le bambole. Questo è un lavoro molto difficile, l'abbiamo vissuto in pieno, come diceva prima Matti Ernauer, siamo veramente nati agli albori della moda, abbiamo aiutato a cambiare la moda, a creare proprio un sistema moda che non esisteva. Quindi è un lavoro estremamente tough, estremamente difficile da mandare avanti, estremamente competitivo. Io ho cercato tutta la mia vita di proteggere Valentino da questi aspetti più complicati per lasciarlo, come diceva lei, a una vita di artista. Ecco, oggi è chiaro, prima di tutto abbiamo passato un periodo di disintossicazione dalla moda, per cui abbiamo anche avuto una specie di reazione negativa nel vedere i giornali, nel guardare in televisione delle sfilate, no? Era una specie di reazione così, proprio di non voler più farne parte. Adesso tutto è molto più rilassante, cominciamo a goderci veramente una vita, e questo successo del film è una bellissima continuazione di un mondo da favola, come è stato descritto oggi da voi, perché anche questa avventura che stiamo vivendo è un'avventura che non ci aspettavamo mai e di cui siamo soprattutto Valentino protagonista, e per come finale della sua carriera che dovrebbe esserci una migliore. Ma com'è che vi siete incontrati poi al quartiere di Parigi? Rimaniamo sulla stessa posizione. Bene. Grazie a tutti. Europa, non lo so, altre. This is the first European country to. Questo è il primo paese europeo in cui. Appropriately. Grazie a tutti.